Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. A grande richiesta questo video parlerà di proporzioni. In particolare vedremo la proprietà del comporre e dello scomporre. Innanzitutto partiamo dalla base. Che cos'è una proporzione? È un'uguaglianza tra due rapporti. E sappiamo che si legge in questo modo: 10 sta a 5 come 6 sta a 3. Questo diviso quindi si legge sta e questo uguale si legge come. Come interpretiamo questa proporzione? Dovete pensare che quando c'è questo diviso, appunto, ho un rapporto. Quindi questa scrittura la possiamo anche pensare in questo modo. Infatti, se ci pensate, 10 diviso 5 fa 2 e 6 diviso 3 fa 2. Quindi questa proporzione è vera, perché 2 è uguale a 2. Una delle proprietà fondamentali delle proporzioni è la seguente: il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi. Innanzitutto, che cosa sono i medi? Molto semplice, sono i termini che stanno vicino all'uguale. Cosa sono gli estremi? Chiaramente sono i termini che stanno all'estremità. La proprietà mi dice che il prodotto dei medi, quindi 6 per 5, 30, è uguale al prodotto degli estremi. Infatti 10 per 3 fa 30. E questa proprietà è fondamentale e la utilizziamo soprattutto quando devo trovare un termine incognito. Per esempio, se io ho questa proporzione, 5 sta a 2 come x sta a 4, il mio obiettivo è trovare x. Come faccio? Uso la proprietà che abbiamo appena detto. Quindi il prodotto dei medi, 2 per x, so che deve essere uguale al prodotto degli estremi, 5 per 4, 20. Quindi devo trovare il mio x in modo tale che moltiplicato per 2 dia 20. Chiaramente per trovare il valore incognito basta semplicemente dividere a destra e a sinistra per il numero che c'è, quindi diviso 2. In questo modo 2 e 2 se ne va, 20 diviso 2 fa 10. Il valore che stavo cercando è 10. Questo vuol dire che la proporzione è vera mettendo al posto di x 10, quindi 5 sta a 2 come 10 sta a 4. Ora che abbiamo capito meglio che cosa sono le proporzioni, andiamo a vedere la proprietà del comporre. Riprendiamo la proporzione di prima, quindi 5 sta a 2 come 10 sta a 4. La proprietà del comporre mi dice che questa proporzione la posso riscrivere in questo modo. Che cosa ho fatto? Ho sommato i primi due termini di questa uguaglianza tra di loro e quindi al posto di 5 ho scritto la somma. Sta a il primo termine, come al posto di 10 ho scritto la loro somma, sta al primo termine dell'uguaglianza. In pratica il primo termine l'ho riscritto qui e il primo termine l'ho riscritto qua. Quindi 5 e 10 sono diventati i termini al posto 2. Mentre i termini al posto 1 sono la somma. Ma la proprietà del comporre mi dice che oltre a questa scrittura posso scriverla ovviamente anche in quest'altro modo, cioè 5 più 2 e 10 più 4 li ho lasciati, ma mentre prima avevo considerato 5 e 10 i primi due termini delle due uguaglianze, ora ho considerato i termini al posto 2, quindi questo al posto 1, questo al posto 2, questo al posto 1, questo al posto 2. La proprietà del comporre quindi si può scrivere in due modi, ok? Chiaramente qua che cosa ottengo? Ottengo che 7, 5 più 2 sta a 5, come 14, 10 più 4 sta a 10. Per vedere che questa proporzione è ancora valida possiamo applicare appunto la proprietà che abbiamo visto poco fa, ovvero il prodotto dei medi, 5 per 14 che fa 70, deve essere uguale al prodotto degli estremi, ovvero 7 per 10 che fa 70. In questo modo abbiamo verificato che la proporzione è ancora valida. Vediamo quest'altra. Facendo i calcoli, questa proporzione è 7 sta a 2 come 14 sta a 4. Verifichiamo, 2 per 14 fa 28 e anche 7 per 4 fa 28. Questi sono i due modi per applicare la proprietà del comporre, ok? Chiaramente la proprietà dello scomporre sarà simile, ma con il meno. Quindi vediamo un esempio pratico. Abbiamo questa proporzione, 9 sta a 6 come 18 sta a 12. Applichiamo la proprietà dello scomporre esattamente come abbiamo fatto prima, solo che al posto del più metteremo il meno. Quindi la regola dice: devo sottrarre i due termini e posso scegliere o come secondo posto metto il primo termine e quindi devo mettere 9 qua e 18 di là, oppure i secondi termini. Chiaramente noi facciamo entrambi gli esempi così vi è più chiaro. Qui decido di mettere 9, uguale, faccio la differenza tra i due termini e ovviamente devo mettere
18, perché nel momento in cui scelgo di mettere 9 qua, devo mettere anche il primo termine di qua. Viceversa, l'altro modo di scriverlo qual è? Ovviamente identica, cambia solo questo termine e questo termine. Infatti 9 meno 6 l'ho ricopiato, al posto di 9 ho scritto 6, 18 meno 12 l'ho ricopiato e al posto di 18 ho scritto 12, perché ho preso i termini che stanno al posto 2, cioè i termini che stanno dopo il diviso, mentre qua ho scelto i termini che stanno prima del diviso. Questa è la regola che vi dovete ricordare, piuttosto intuitiva e piuttosto semplice. Ora andiamo a fare i calcoli. Questa qui viene 3 sta a 9 come 6, 18 meno 12 sta a 18. Verifichiamo che anche questa proporzione è valida, quindi prodotto dei medi 6 per 9, che fa 54, deve essere uguale al prodotto degli estremi 18 per 3, che chiaramente fa 54. Ora guardiamo questa seconda proporzione, che facendo i calcoli è 3 sta a 6 come 6 sta a 12. Prodotto dei medi 6 per 6, che fa 36, deve essere uguale al prodotto degli estremi 3 per 12 fa 36. Tutto chiaro fin qua? Queste erano le proprietà del comporre e dello scomporre. Io ragazzi spero con questo video di aver risolto ogni dubbio. Se vi è stato utile vi prego di mettere mi piace e passare parola in modo tale che anche i vostri compagni possano imparare questi argomenti. Se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella così non perdete i nuovi contenuti. Per oggi è tutto, io vi saluto e vi auguro un in bocca al lupo.